iniziato la partita col primo possesso per l'Eurobasket con Sanic. Fanti, ancora il numero 8. Lattieri. Palla sotto per Dip, Mazzilli si tuffa, riesce a toccarla, rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite. Palla rimessa in gioco per Fanti. Righetti finta il tiro da tre, prova a mettere la palla a terra ma commette infrazioni di passi. Non va a buon fine, quindi la prima azione offensiva per la squadra ospite. È pronta a ripartire la Stella Azzurra Viterbo con Giancarlo. Supera ora la metà campo il numero 9, marcante, Matruti. Giancarlo, Peroni, vada marcante che riceve lontano da canestro, palleggio, arresto e tiro con Righetti davanti, il tiro va fuori, allora rimbalzo di Fanti che prova il contropiede, poi si ferma Righetti. Sanic che allora mette calma, decide di organizzare l'attacco, frutta il blocco di Staffieri, ancora Sanic va fino in fondo, sbaglia però l'appoggio al tabellone, allora rimbalzo di Marzilli che apre subito nelle mani di Giancarli. Giancarli è arresto e tiro da tre, tiro non va a bersaglio, rimbalzo di Dippo, ancora non si sblocca il punteggio, subito tanta intensità però Sanic stava andando fino in fondo, Peroni spende il fallo. Sanic era lanciato a canestro. Ora sarà semplice rimessa per la squadra ospite con lo stesso Sanic che va a batterla. Palla rimessa in gioco per Fanti. Righetti, palleggio, arresto e tiro che non va a bersaglio. La palla sta per uscire, Sanic prova a tenerla in campo, non ci riesce. Allora altra palla persa per l'Eurobasket. Giancarli, marcante, Peroni, esce dai blocchi e riceve Matruti che prova ad attaccare sul fondo, difende bene Sanic, gli tocca il pallone, però marcante lo recupera, Marzilli addirittura prova da fuori, non va a bersaglio, rimbalzo di Righetti che apre subito per Sanic, palla per Staffieri che si ferma, va da Dip, uno contro uno, spalle a canestro, ribalta il lato per Fanti, Staffieri finta il tiro, prova ad attaccare marcante, poi si ferma, usa benissimo il piede perno, sbaglia però ancora la conclusione, allora altro rimbalzo di Marzilli, Peroni a gestire la transizione offensiva, marcante, Giancarli, brutta il blocco proprio di marcante, palla per il numero 35 che la mette a terra, vuole attaccare col palleggio, va fino in fondo, appoggia al tabellone i primi due punti della partita, 2-0 per la Stella Azzurra Viterbo. Attacca ora l'Eurobasket con Staffieri, c'è un fischio lontano dal pallone, fallo di Matruti. Allora rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite. Sanic a batterla, palla rimessa in gioco per Fanti, Righetti, consegnato per Sanic, ancora il numero 8 in possesso palla, non vuole il blocco, ribalta il lato per Fanti, palla sotto per Dip, non riesce a ricevere perché subisce il fallo di Marzilli, aveva preso bene posizione il numero 4, sarà però ancora rimessa, 7.45 da giocare nel primo quarto, il punteggio è solo 2-0. Per la squadra di casa che ora difende però. Sanic, palla rimessa in gioco per Dip. Ancora Sanic. Cambio difensivo, c'è Marzilli su di lui. Va da Dip, Sanic, Dip si gira, Matruti gli sporca il pallone, sarà ancora rimessa in zona d'attacco per l'Eurobasket, ma con soli 3 secondi sul cronometro per concludere l'azione. Va ancora Sanic a battere la rimessa. Palla rimessa in gioco per Dip, marcante difende ma non può impedire l'appoggio al canestro. Allora parità a quota 2, canestro del numero 4. Riparte la Stella Azzurra con Giancarli, marcante. Peroni. Matruti esce dai blocchi, non riesce a ricevere, allora si va da Marzilli che si prende il piazzato dalla media distanza, lo sbaglia. Alla fine il rimbalzo è nelle mani della squadra ospite che può attaccare con Sanic, Staffieri, Righetti, Sanic ancora, vuole attaccare Peroni, gran palla di Sanic per Dip che sbaglia però l'appoggio al canestro, la palla
palla esce, rimessa per la squadra di casa, ha fatto una gran giocata il numero 8 dell'Eurobasket, vanificato però dall'errore di Dip. Allora riparte Giancarlo Mazzini. Marcante prova il tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo però di Matruti, mette dentro una gran giocata del numero 7. 4-2 per la Stella Azzurra. Ora Saffieri, Righetti, sempre Matruti su di lui. Stanic, arriva Peroni, lo batte Stanic, poi raddoppiato da Marsiglia, allora ferma il palleggio, palla fuori per Saffieri, 6 secondi per tirare, Matruti su Saffieri, finta il tiro Saffieri, poi lo prende, un tiro bruttissimo, non c'è la deviazione per gli arbitri, allora altra palla persa, ancora ottima difesa per la squadra di casa, con Matruti, e riparte la Stella Azzurra con Giancarlo. Marsili, palla per Giancarli che può andare fino in fondo e realizza due punti, grande assist nel lungo della Stella, Marsili. Ora Saffieri vuole attaccare Marcante, poi si ferma, passaggio per Righetti, Fanti, Saffieri, Stanic, Righetti, spalla canestro contro Matruti, si gira Righetti, ribalta il lato per Saffieri che finta il tiro, consegnato per Righetti, si prende lui il tiro da tre, subisce fallo di Matruti. È già il secondo fallo di Matruti, saranno 3 tiri liberi per Righetti. Rimane in campo Matruti nonostante 2 falli. 5 minuti e 49 da giocare in questa prima frazione di gioco. 6-2 il punteggio per la squadra di casa. Però ora l'Eurobasket beneficia di 3 tiri liberi nelle mani di Righetti. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Ne ha un altro a disposizione. E realizza anche il terzo, 3 su 3. E riporta la sua squadra a un solo punto di distanza, 6-5 per i padroni di casa che ora attaccano con Matruti. Giancarli, sfrutta il blocco di Marsili. Peroni non riesce a raggiungere Marsili, allora ci si arriva in questo momento con il passaggio di Matruti. Marsili, tiro difficilissimo, cadendo indietro. Grandissimo canestro di Marsili. Riparte la squadra ospite con Saffieri, sempre marcante su di lui, Stanic, Fanti, Dip, Stanic, arriva il blocco del numero 4, palla proprio per lui, e realizza 2 punti, gran canestro, altro gran passaggio del numero 8 della squadra capitolina. Giancarli ora, marcante, Peroni, Giancarli, sfrutta il blocco di Marcante, palla fuori per Peroni che si prende il tiro da 3 da molto lontano, non prende neanche il ferro, però tocca Righetti a rimbalzo, allora era rimessa in zona d'attacco per la squadra di casa con 6 secondi però per concludere l'azione. Va Matruti a battere la rimessa. Palla rimessa in gioco per Marsili, molto lontano da canestro, vuole attaccare col palleggio, si prende l'arresto del tiro, lo sbaglia, lotta Matruti a rimbalzo, però la palla è nelle mani di Righetti che consegna subito per Stanic. Fanti, spalle a canestro con Giancarli, ancora il numero 6, si crea bene spazio, palla per Dip che ha tempo e spazio per tirare, sbaglia però la conclusione. Allora riparte la Stella Azzurra con Marcante, consegnato per Matruti, fallo di Saffieri. Peroni, palla rimessa in gioco per Giancarli, Matruti, vuole andare da Peroni, riceve ora il numero 4, arriva il blocco di Marsili, lo prende Peroni, palla proprio per Marsili, Marcante, consegnato per Giancarli, finta il tiro Giancarli, Marsili, palleggio, arresto il tiro ancora nel lungo della Stella che sbaglia ancora, rimbalzo di Staffieri che apre subito nelle mani di Fanti,
Righetti vuole attaccare Matruidi, scarico per Dip, difende molto bene Marcante, palla fuori per Sappieri, Fanti a spazio, si prende il tiro da tre e lo manda a bersaglio. Sorpasso Eurobasket, primo vantaggio per la squadra ospite, 10-8. Attacca ora Peroni, Marcante, Matruidi, Peroni ancora, fallo di Fanti che spinge Marcante, molta intensità in campo. 3 minuti e 38 al termine del primo quarto, 10-8 il punteggio per la squadra ospite. Ora rimessa per la Stella Azzurra, Giancarli, Matruidi, Peroni, Marsili, attacca lui, canestro, alza il tiro con la mano destra, lo sbaglia ancora, 3 errori consecutivi per Marsili, contropiede dell'Eurobasket con Righetti che va da Fanti, rientra bene però la squadra di casa. Allora Stanic chiama lo schema, voglio ragionare il numero 8, arriva il blocco di Dip, anzi no, palla proprio per il numero 4 che si prende ancora il tiro da fuori, lo sbaglia ancora, rimbalzo di Peroni che apre per Giancarli, supera ora la metà campo il numero 9, Marsili, attacca ancora lui, altro tiro, altro errore, si sta intestardendo il lungo della stella, Stanic allora prova ad andare fino in fondo, tiro che non arriva perché fa una gran difesa Peroni, recupera palla Marcante e riparte Giancarli. Non c'è fallo, allora Marsili, Marcante, ancora al numero 35, finta il tiro, palla per Peroni, si prende lui il tiro da tre, lo sbaglia, lotta Matruidi a rimbalzo e recupera un grandissimo rimbalzo in attacco, poi palla proprio per Matruidi che ha spazio, si prende il tiro da tre, non lo manda a bersaglio, rimbalzo di Fanti, parte il contropiede dell'Eurobasket, ancora al numero 6, Giancarli bravissimo a toccargli il pallone, poi si tuffano entrambe, alla fine palla è nelle mani di Righetti, Stanic, 10 secondi al termine dell'azione, Stanic si prende il tiro da tre con molto spazio e lo manda a bersaglio. Allora, primo time out della partita quando mancano 2 minuti e 11 secondi al termine della prima frazione di gioco, il punteggio è di 13-8 in favore dell'Eurobasket. In campo le squadre, si ripartirà con una rimessa per la Stella Azzurra di Derbo che inizia una nuova azione offensiva con Giancarli, supera ora la metà campo, Marcante, Matruidi non riesce ad andare da Peroni, allora palla per Giancarli che sfrutta il blocco di Marcante, ancora Giancarli si ferma sulla linea di fondo, palla fuori per Marcante ma Giancarli pesta la linea, allora palla persa per la Stella Azzurra. Sappieri a battere la rimessa, alza la difesa la Stella Azzurra, ora Sappieri a impostare l'azione offensiva, supera la metà campo, consegnato per Righetti, ancora il numero 16, Righetti ancora, Fanti sfrutta il blocco del numero 9, ancora Fanti va proprio da Righetti e spalla a canestro, uno contro uno con Matruidi, ribalta molto bene il lato per Sappieri che si prende il tiro con Marcante davanti, lo sbaglia, allora rimbalzo di Marsili, riparte Giancarli, Matruidi, Marcante, vinta il tiro da tre, prova la penetrazione, subisce fallo. Cambio per la squadra ospite, il numero 6 Fanti, mentre in campo Casale, il numero 5.
Matruidi, alla rimessa in gioco per Marciante, che poi esce dal pitturato, sbaglia il passaggio e commette anche fallo in attacco. Ottima giocata al numero 20, Birindelli. Altro cambio, esce Saffieri, entra con il numero 11 Romeo. Casale ora a impostare l'azione offensiva, poi lascia il compito a Stanic. La riprende ancora il numero 8, accaduto da Peroni, ancora Stanic. Casale chiama il blocco di Birindelli, arriva il blocco del numero 20, lo prende Casale, cambio difensivo, palla per Stanic, gran palla dietro la schiena per Casale che si prende il tiro da 3 allo scadere dei 24, lo manda a bersaglio. Gran canestro, grandissima giocata, altra grandissima giocata del numero 8 della squadra ospite. Dall'altra parte attacca Peroni, fuori per Matruidi che sbaglia completamente il passaggio a metà strada tra Giancarli e Marzini. Allora, altra palla persa dalla Stella Azzurra, riparte Eurobasket con Romeo. Casale supera ora la metà campo, Giancarli su di lui, Stanic, Birindelli, uno contro uno, spalle a canestro con Marcini, se ne va sul fondo Birindelli, sbaglia il tiro, rimbalzo però di Romeo, molto bravo, palla fuori per Righetti, Stanic a spazio, si prende il tiro da 3, altra tripla allo scadere dei 24 secondi, stanno segnando sempre ora i giocatori dell'Eurobasket. Fallo di Stanic proprio su Giancarli, 18-8 il punteggio, ultimi 6 secondi del primo quarto. Prende il fallo perché non sono ancora in bonus, non è ancora in bonus l'Eurobasket. Allora è semplice rimessa, si incarica Peroni della battuta, alla rimessa in gioco per Giancarli, 4 secondi, Matruidi finta il tiro, lo prende ora, non è da 3, la palla non entra, finisce qua il primo quarto col punteggio di 18-8 in favore dell'Eurobasket. Inizia il secondo quarto col punteggio di 18-8 in favore della squadra ospite Eurobasket, che ora però difende perché attacca la Stella Azzurra con Giancarli. Ora il numero 9, Matruidi, Peroni, palleggio, arresto e tiro di Peroni, cortissimo, allora rimbalzo di Birindelli che apre subito per Stanic. Casale, Birindelli, gran palla per Casale che vuole andare fino in fondo, subisce fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Doppio cambio per la Stella Azzurra, escono Matruidi e Giancarli, entrano in campo Rovere e Cianci. Realizza il primo tiro libero Casale. Due su due per il numero 5. 20-8 il punteggio. Cianci, Marcante, Rovere. Cianci ancora, mette palla a terra, poi va, torna da Rovere, Marcante, attacco un po' confuso della Stella Azzurra, palla fuori ancora per Cianci, non riesce a passare, allora palleggia il resto del tiro che non prende neanche il ferro, rimbalzo di Righetti, Stanic prova a volare in contropiede, ancora il numero 8, poi si ferma, decide di ragionare. Arriva blocco di Birindelli, palla per Casale, Romeo. Ancora il numero 11, gran palla sotto per Birindelli che usa molto bene il piede perno, sbaglia però il tiro. Allora può ripartire la Stella Azzurra con Cianci. Raddoppiato, palla per Peroni, Marzini, fuori per Marcante che non si prende il tiro. Allora palla per Rovere, lo prende lui il tiro da 3 e lo manda a bersaglio.
torna a segnare la stella azzurra, si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio, 20-11. Stanic dall'altra parte, sempre Peroni su di lui, palla per Righetti, marcato ora da Rovere, gli sporca il pallone Rovere, lo recupera Peroni, 3-2, Cianci vuole andare fino in fondo, realizza un terzo tempo, altri due punti, Casale, difesa tutto campo di Cianci, che mette in difficoltà Casale che supera ora la metà campo, ancora il numero 5. Casale in possesso palla, palla per Romeo, vuole attaccare Marcante, lo supera, va fino in fondo con la mano sinistra, gran canestro del numero 11 che sfrutta il mismatch. Marcante, tiro che non va a bersaglio, allora riparte l'Eurobasket, Righetti, attacca lui Marcante, tiro da dietro il canestro che non va a bersaglio ma subisce fallo. Doppio cambio per l'Eurobasket, torna in campo col numero 6 Fanti e entra anche Tomasello al posto di Righetti e Stanic, cambio anche per la squadra di casa, esce Marcante, torna in campo Matluti. Rimessa in zona d'attacco per l'Eurobasket con Fanti che va a batterla. Alla rimessa in gioco per Casale, palleggio, finta il tiro, Birindelli si gira col piede perno, marcato da Matluti, vuole sfruttare la differenza di centimetri e lo fa al meglio perché realizza due punti, il numero 20, 24-13, ora il vantaggio per l'Eurobasket, attacca la stella azzurra con Matluti, Rovere, Peroni, sotto il blocco di Marsili, ancora Peroni, Tomasello gli lascia spazio, Peroni non si prende il tiro, sbaglia il passaggio, altra palla persa per la stella azzurra, esce proprio Peroni e torna subito in campo Marcante, Casale, ancora pressione a tutto campo di Cianci, Casale riesce a batterlo ora, vuole andare fino in fondo, alza il tiro con la mano sinistra e realizza un grandissimo canestro, molto bravo, grande impatto sulla partita per il numero 5, Marcante, Rovere, Matluti, finta due volte il passaggio, poi vuole attaccare col palleggio, tiro di Matluti che va a bersaglio, 26-15 il punteggio, attacca ora la squadra in vantaggio all'Eurobasket con Romeo, Birindelli, palla sotto per Tomasello, completamente libero, si appoggia al tabellone due punti, time out quando mancano 6 minuti e 21 secondi al termine del secondo quarto, 26-15 il punteggio in favore della squadra capitolina. Che problema, non può riprendere il gioco ancora. Riprende ora Cianci in possesso palla,
marcato da Casale, allora anche Casale va a marcarlo tutto campo. Marcante ad attaccare Birindelli, Marcante tiro con la mano sinistra che non va a bersaglio, rimbalzo di Tomasello consegnato per Casale, ancora numero 5 Cianci si tuffa ma Casale riesce a superarlo molto bene. Romeo, Birindelli, Marsigli gli tocca il pallone, lo recupera Rovere, allora riparte la squadra di casa proprio con Rovere che però non alza il ritmo, arriva al piccolo trotto in attacco. Marsigli si rinnova il duello con Birindelli, Marsigli tiro cadendo indietro, sfortunato qua il numero 8, la palla entra e esce, alto rimbalzo di Tomasello che consegna subito il pallone nelle mani di Romeo. Casale, Birindelli riceve molto lontano da canestro, Tomasello gran palla per Romeo, è bravissimo però Matruti a toccargliela e a fargliela carambolare addosso, allora palla persa per l'Eurobasket. Riparte la Stella Azzurra con Cianci, Rovere, Marcante, Cianci, va da Matruti, Matruti spalle a canestro contro Romeo, ancora il numero 7, finta il tiro, palla per Rovere che si gira sul fondo, tira cadendo indietro, un altro tiro che non prende il ferro, allora riparte Fanti molto bene con la palla sotto le gambe, Romeo mette palla a terra, subisce fallo di Rovere. .15 il punteggio, cambio per la Stella Azzurra, esce Cianci, torna in campo Giancarlo, 5 minuti e 2 secondi al termine della seconda frazione di gioco, Eurobasket saldamente al comando, si riparte con una rimessa in zona d'attacco proprio per la squadra capitolina, Romeo, arriva il blocco di Tomasello, lo prende Romeo, si ferma, palla sotto proprio per Tomasello che però si libera fallosamente di Marsigli. Palla in attacco del numero 18. Ancora difesa a tutto campo per Casale, questa volta su Giancarli, che riceve ora il pallone. Supera ora la metà campo. Marcante. Attacca Birindelli, poi palla fuori per Giancarli, Rovere, palla per Marsigli che non si aspettava il passaggio, riesce ugualmente a controllare il pallone, sbaglia però un altro tiro, allora contropiede per l'Eurobasket, Casale si ferma, non riesce a raggiungere Tomasello, ci riesce ora, palla di ritorno ancora per Casale. Matruti è bravissimo a sporcare il pallone, però Casale riesce lo stesso a controllarlo, Birindelli ribalta il lato, Giancarli però riesce a recuperare il pallone, allora contropiede del numero 9 che si ferma, Rovere si prende il tiro dall'angolo e lo manda a bersaglio, seconda tripla della partita per Rovere che riaccende l'entusiasmo del palazzetto, meno 10 però ancora per la Stella Azzurra che ora deve difendere, Romeo vuole attaccare Matruti, ancora Romeo, palla fuori per Birindelli, piazzato dalla media, lo sbaglia, a rimbalzo però la spunta Tomasello che appoggia al tabellone due punti facili dopo un gran lavoro a rimbalzo. Riparte allora la squadra di casa con Giancarli, Marcante, Rovere, Giancarli ancora un po' fermo l'attacco della Stella Azzurra, allora arriva il blocco di Marsigli, Giancarli palla fuori per Matruti che pinta il tiro da tre, mette palla a terra, subisce fallo, fallo di Romeo che era saltato sulla finta. Doppio cambio ora per l'Eurobasket, tornano in campo Righetti e Deep al posto di Birindelli e Tomasello. Va Matruti a battere questa rimessa, 3 minuti e 30 al termine del secondo quarto, 30-18 il punteggio, palla rimessa in gioco per Rovere, Marcante, Giancarli, brutto blocco di Marsigli, ancora Giancarli, vuole attaccare Casale, poi gli tira in faccia, non prende neanche il ferro, tantissimi tiri sbagliati per la Stella Azzurra, dall'altra parte la palla arriva a Fanti che si prende il tiro, sbaglia anche lui, lotta Marsigli, riesce a tenere in campo il pallone, a far ripartire la propria squadra con Matruti, Marcante, vuole attaccare il canestro, palla proprio per Marsigli, ancora fuori per Rovere, Giancarli, Marsigli, palla a canestro, uno contro uno con Deep, tiro con la mano destra, non buono il canestro,
perché il fallo è prima del tiro, fallo di dip, cambio per la Stella Azzurra, esce subito Giancarli, torna in campo Peroni. Torna in campo anche Stanic per l'Eurobasket al posto di Romeo. Rovere a battere questa rimessa. Palla rimessa in gioco per Matuidi. Peroni. Rovere riceve, tira, sbaglia il tiro, lotta a Matuidi, tocca a lui per ultimo. Allora rimessa l'Eurobasket. Fanti. Supera ora la metà campo. Palla per Stanic. Casale. Righetti molto lontano da canestro. Dall'attaccare marcante dal palleggio. Poi si alza da tre e realizza un canestro incredibile dal nulla. Tre punti strepitosi del numero 9. Di parte da Stella Azzurra con Marsili. Marcante. 33-18 il punteggio. Ultimi 2 minuti e 9 secondi di questo secondo quarto. Peroni, Marcante, si prende il tiro da 3, anzi no, va da Marsili che subisce ancora fallo, ancora commesso da Dip. Sarà però ancora rimessa perché esaurisce ora il bonus la squadra ospite. Palla rimessa in gioco per Rovere. Marcante. Peroni. Ancora Marcante. Rovere. Tira da lontanissimo, fuori ritmo, lo sbaglia. Rimbalzo di Dip che apre per Stani. Un basket in completo controllo della partita. Righetti finta il tiro, fa saltare Rovere, si prende ora il tiro, lo sbaglia. Rimbalzo però di Fanti. Allora altri 14 secondi per attaccare. Stanic. 7 secondi. Stanic tiro da 3 ancora, ancora bersaglio. I tiratori dell'Eurobasket stanno punendo la Stella Azzurra. 36-18 il punteggio. Matruti, Marcante, Rovere. Matruti, arriva il blocco di Marcante, lo prende Matruti che però riesce in qualche modo a girarsi, è bravo però a difendere Righetti, allora sbaglia il tiro Matruti, bravissimo Stanic a controllare questo pallone, non look per Fanti che non può sbagliare, altra grandissima giocata del numero 8, più 20 Eurobasket, ultimi 48 secondi di questo secondo quarto, Peroni, blocco di Marsili, ancora Peroni. Riesce a passare però l'attacco della Stella, ci riesce ora Marcante che sbaglia il tiro, rimbalzo di Marsili, tiro con la mano destra, a bersaglio, torna a segnare la Stella Azzurra. Scelta curiosa di Stanic che non tocca il pallone, ovviamente il cronometro continua a correre. Dieci secondi per tirare, 2 secondi di discrepanza con il cronometro, Stanic supera bene Matruti, palla fuori per Casale, tiro da 3 a bersaglio, altro grandissimo canestro, grandissima giocata di Stanic, Marcante da metà campo sulla sirena, sbaglia il tiro, finisce qua il secondo quarto con il punteggio di 41-20 in favore dell'Eurobasket. Inizia ora la terza frazione di gioco con la squadra ospite a rinforzare la prima azione offensiva con Stanic. Fanti che commette subito in frazione di passi, subito palla persa. L'Eurobasket che ha un vantaggio importante, 41-20 il punteggio in favore della squadra capitolina. Ora attacca la Stella Azzurra con Peroni. Matruti. Marcante, arriva il blocco di Marsili, lo prende Marcante, poi si ferma ancora col palleggio, finta il tiro, palla per Matruti, Marsili 4 secondi per tirare, si prende lui il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Dip, ha
un palleggio, poi si ferma, consegnato per Stanic, che deve affrettare i tempi per superare la metà campo, lo fa in questo istante. Fanti. Staffieri riceve, finta il tiro da tre. Salta sulla finta Matruti, che commette fallo. Dovrebbe essere il terzo fallo per il numero 7. Infatti, terzo fallo per Matruti. Sempre 41-20 il punteggio, ancora non si è sbloccato in questa terza frazione di gioco. Vada rimessa in gioco per Fanti. Stanic arriva il blocco di Dip. Sfrutta il numero 8, raddoppiato da Peroni e Martini. Palla per Fanti. Inizia il passaggio per Dip. Arriva ora dal numero 4 e arriva il primo canestro del terzo quarto. È per l'Eurobasket che allunga quindi il vantaggio. 23 punti, Peroni, tenta il tiro da 3, palla per Giancarli, Peroni ancora, Marsili sbaglia il passaggio, Peroni, palla recuperata da Staffieri, allora Stanic, ancora Staffieri, Dip, gran palla per Staffieri che non controlla, alla fine la palla arriva a Fanti, tiro sbagliato grazie all'ottima difesa di Matruti, rimbalzo di Marsili, riparte la squadra di casa con Giancarli. Che supera Fanti. Fanti spende molto bene il fallo, impedendo a Giancarli di andare solo a canestro. Allora sarà semplice rimessa per la squadra di casa. Peroni a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Giancarli. Matruti, marcante. Giancarli riceve il consegnato, palla per Marcante, 5 secondi per tirare, fuori per Giancarli che finta il tiro, ancora palla per Marcante, si prende lui il tiro, un tiro comodo, lo manda a bersaglio. Buona azione questa orchestrata da Giancarli e Marcante. 43-22 il punteggio, attacca la squadra in vantaggio, cioè l'Eurobasket con Dip, Fanti, Righetti, arriva il blocco di Dip, lo prende Righetti. Non riesce a raggiungere il numero 4, allora va da Staffieri che si prende il tiro da 3 dall'angolo, lo sbaglia, rimbalzo però di Dip, palla fuori per Stanic, chiama il blocco del numero 4, supera Matruti, Dip, gran palla per Fanti, palleggio di Fanti, viene sporcato il pallone, è lui l'ultimo a toccare, allora palla recuperata dalla Stella Azzurra. Palla rimessa in gioco per Giancarli, Peroni. Matruti, Marcante, mette palla a terra, si prende il tiro da fuori, Marcante lo sbaglia, cattura lui stesso per il rimbalzo, per andare fino in fondo, sbaglia ancora il tiro, capin però di Marsili, ora 4 punti consecutivi della Stella Azzurra, e ora prova a rientrare in partita, attacca ora l'Eurobasket però con Stanic, Staffieri, Righetti. Righetti, tiro complicatissimo, non c'è fallo di Peroni, rimbalzo però di Dip che sbaglia il tiro, allora rimbalzo di Marcante, spinge lui stesso il contropiede, Matruti, Peroni, arresto il tiro da tre, che non va a bersaglio, sarebbe stato un canestro importantissimo per la Stella Azzurra, invece il tiro non entra, prova a partire Fanti in contropiede, Giancarli spende il fallo fermando la transizione offensiva della squadra ospite. Stanic riceve palla e chiama lo schema. Fanti, Righetti, Stanic, Dip, consegnata ancora per Stanic, sfrutta proprio il blocco del numero 4, ancora Stanic, dietro la schiena per Fanti, Staffieri non si prende il tiro, vuole andare fino in fondo, gli sporca nel pallone fallosamente per l'arbitro. Ha rifiutato questa volta un buon tiro, il numero 16. Rimessa però non sono tiri. Va Fanti a batterla. Palla rimessa in gioco per Stanic. Righetti riceve, tira subito. Sbaglia il tiro, non c'è fallo su di lui. Allora riparte Marcante per la Stella Azzurra. Prova ad attaccare Staffieri. Cade a terra, non ferma il palleggio però. Giancarli, Matruti, Peroni. Mette palla a terra, vuole attaccare Righetti, subisce fallo.
fallo del numero 9, rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. Matruiti a batterla. Palla rimessa in gioco per Marcante. Marcante palleggio, arresto e tiro, faccia Righetti, gran canestro di Marcante. Partito bene in questo terzo quarto. 43-26 il punteggio, attacca Eurobasket con Fanti. Stani. Staffieri. Mette palla a terra, vuole attaccare il canestro, alza la parabola con la mano sinistra, sbaglia il tiro. Alla fine è lui l'ultimo a toccare, rimessa per la Stella Azzurra. Eurobasket ora ha qualche problema nella fase offensiva, non riesce più a segnare. Allora prova a approfittarne la Stella Azzurra con Matruiti. Marcante che sta trascinando la squadra in questo terzo quarto. Ancora numero 35, prova ad attaccare col palleggio, poi si ferma, sbaglia il passaggio, meglio, bravo Righetti a anticipare il suo passaggio. La palla esce, sarà rimessa in zona d'attacco ancora per la Stella Azzurra, con solo però 5 secondi per concludere l'azione. Matruiti rimette in gioco il pallone per Marsili. Marsili parte col terzo tempo da lontanissimo, sbaglia l'appoggio al tabellone, allora riparte l'Eurobasket con Stanic. Fanti attacca però di sulla linea di fondo, se ne va molto bene Stanic, sbaglia il tiro ma subisce fallo. Andrea Lunetta con due tiri liberi. Anche il secondo, 2 su 2, 45-26 il punteggio. Matruiti ora, Marcante, Giancarlo, prova la penetrazione sulla linea di fondo, viene chiuso bene da Dip. Alla fine la rotazione arriva, la palla arriva a Marsili. Peroni, 6 secondi per tirare, ancora Peroni, palla fuori per Matruiti che sbaglia però completamente il passaggio, palla recuperata da Stanic che potrebbe attaccare uno contro uno Giancarli, lo supera, è una gran giocata, Giancarli commette fallo. Terzo fallo anche per lui. Realizza il primo tiro libero Stanic, ha già esaurito il bonus la squadra di casa. Ora il numero 8 è Lunetta. Sbaglia il secondo tiro libero. Allora riparte la Stella Azzurra con Matruiti, più 20 per l'Eurobasket, 46-26. Peroni, Matruiti, Marcante, si gira bene sul fondo Marcante, poi scarica fuori per Giancarli che in qualche modo riesce a evitare l'infrazione di campo. Matruiti, 4 secondi, palla per Marsili che può andare fino in fondo, va a schiacciare, grandissima giocata di Marsili, prova a dare la scossa alla propria squadra con questa schiacciata ad una mano. Fanti, Ritta completamente libero, Saffieri, Stanic. Ora Stanic attacca Marsili, lo supera, gran palla per Tip che la mette a terra e realizza però due punti, spegnendo subito l'entusiasmo del palazzetto. Riparte la squadra di casa con Giancarlo. Marcante, Matruiti, mette palla a terra Matruiti, palleggio, arresto e tiro che non prende il ferro, rimbalzo di Marsili. Peroni, prova lui il tiro da tre, la manda a bersaglio, si sblocca anche Peroni al referto, 48-31 il vantaggio della squadra capitolina che ora attacca con Stanic. Raddoppio su di lui, Dip, gran palla sotto per Fanti che prende benissimo posizione su Marcante, nonostante la differenza di centimetri sia a favore del lungo della Stella. Matruiti, Marcante ora riceve, vuole attaccare Righetti, va fino in fondo Marcante, realizza il canestro ma non è buono per l'arbitro, il fallo è prima. Cambio per la Stella Azzurra, entra
anzi c'è time out, quando mancano 2 minuti e 59 secondi al termine della terza frazione di gioco, il punteggio è 50-31 per l'Eurobasket. In campo le squadre con l'ingresso in campo di Rovere per la Stella Azzurra. E di Birindelli per l'Eurobasket, attacca ora la Stella Azzurra proprio con Rovere. Giancarli saluta il blocco del numero 21, però è ancora in quella posizione Giancarli che prova ad attaccare, perde palla. Parte in contropiede Fanti, Birindelli, palla per Deep, va fino in fondo e realizza altri 2 punti. Altra ottima transizione offensiva per l'Eurobasket. Peroni ora, blocco di Rovere, palla proprio per lui, ancora Peroni. Matluti si prende il tiro da 3, lo sbaglia, lotta Rovere al ribasso, ma alla fine cattura la palla Deep, poi segna nelle mani di Stanic. Arriva il blocco di Deep, Stanic palla proprio per il numero 4 che si prende il tiro dalla mezza distanza, lo sbaglia, rimbalzo di Marsili che apre per Giancarli, Matluti, Peroni si prende subito il tiro da 3, lo sbaglia, molta confusione ora, allora prova a mettere un po' di calma avanti, Birindelli, Stanic. Prova a attaccare con la mano sinistra, gran palla per Deep che sbaglia però il tiro, altro rimbalzo di Marsili che apre per Matluti, supera ora la metà campo, si ferma perché non ci sono compagni ma solo avversari, allora consegnato con Marsili, ancora Matluti, Giancarli sbaglia ancora però il passaggio, allora prova il contropiede Stanic, palla per Birindelli, per Deep, grandissima azione ancora, no look, no look di Stanic per Birindelli che serve a centro area Deep che appoggia al canestro altri 2 punti, poi si lamenta il pubblico perché Deep voleva il fallo e non lasciava la palla, non ha impedito alla Stella Azzurra di riprendere il gioco velocemente. Doppio cambio per i padroni di casa, escono Giancarli e Peroni, entrano Cianci e primo ingresso in campo per Meroi che ora riceve palla, imposta l'azione offensiva. Rovere, Marsili, Matluti, finta il tiro, poi lo prende in un secondo momento, lo sbaglia, rimbalzo di Birindelli che apre per Casale, 54-31 il punteggio quando manca un minuto preciso al termine del terzo quarto, fallo commesso da Meroi, allora Casale andrà in lunetta con 2 tiri liberi, torna in campo Tomasello per l'Eurobasket, esce Deep. Realizza il primo tiro libero Casale. Sbaglia il secondo, Marsili tocca il rimbalzo, la palla rimane in campo, allora può ripartire Meroi. Rovere, Matluti, Cianci.
Matruidi finta il tiro, carico per Marsili, si prende il tiro lui alla media distanza, lo sbaglia, gran rimbalzo di Birindelli che poi lancia molto bene Zampieri, 3 contro 3, però Zampieri si ferma, decide di giocare con calma. Gli ultimi 30 secondi del quarto, il terzo quarto, Casale sfrutta il blocco di Tomasello. Zampieri va da Tomasello, tiro di Tomasello che non va a bersaglio, rimbalzo di Rovere, ultimo possesso della terza frazione di gioco per la Stella Azzurra, con Marsili che però sceglie di attaccare velocemente, subisce fallo, entra in lunetta con 2 tiri liberi. Realizza il primo tiro libero Marsili, 55-32. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Staffieri che subisce fallo. Allora andrà lui in lunetta con 2 tiri liberi. Cambio per la Stella Azzurra, esce Matruidi, entra Ndiaye. Primo ingresso in campo per lui. Realizza il primo tiro libero. Realizza anche il secondo. Allora, ultimo possesso per la Stella Azzurra con 10 secondi per concludere l'azione. Cianci, Marsili, decide di attaccare lui, tiro in faccia a Tomasello che non va a bersaglio, rimbalzo di Staffieri che va altissimo per catturarlo. Finisce qua il terzo quarto con il punteggio di 57-32 per l'Eurobasket. Inizia l'ultimo quarto della partita che vede l'Eurobasket in vantaggio per 57-32. La Stella Azzurra Viterbo che ora attacca con Cianci. Prende un tiro molto complicato, lo sbaglia. Rimbalzo di Birindelli che apre subito per Casale. Birindelli. Stanic. Casale. Brutto il blocco di Tomasello, ancora il numero 5, palla proprio per Tomasello che riesce in qualche modo a liberarsi di Marsili e realizzare altri 2 punti di parte Meroi per la Stella Azzurra. Cianci, Rovere, Ndiaye, gira, tiro in faccia a Birindelli, lo sbaglia, rimbalzo di Tomasello che apre per Stanic. Stanic ci mette troppo a superare la metà campo, allora commette infrazione di 8 secondi. Palla rimessa in gioco per Rovere, Cianci, Meroi, Marsili, H col palleggio, subisce fallo, fallo di Stanic, che non ha cominciato benissimo quest'ultimo quarto. Sbaglia, primo tiro libero Marsili. Realizza il secondo. Riparte velocemente l'Eurobasket con Stanic che può andare fino a fondo, stoppato da Cianci, però recupera lui stesso il rimbalzo. Realizza altri 2 punti. Rimessa veloce dell'Eurobasket, si fa cogliere impreparata la Stella Azzurra. Marsili, Cianci,
Alleggio, arresto e tiro da tre a bersaglio. 61-36 il punteggio, sempre a favore della squadra ospite, che ora attacca con Romeo. Birindelli, uno contro uno, spalla a canestro con Martini. Stani se ne va bene sulla linea di fondo, sbaglia il tiro, viene valutata regolare la stoppata di Ndiaye. La palla aveva già toccato il tabellone, non per gli arbitri. Allora Marsili, palleggio, arresto e tiro cortissimo, tocca appena il ferro, rimbalzo di Casale, rumoreggia un po' il pubblico, supera la metà campo Casale, palla per Romeo, Tomasello, Stani, fallo di Meroi lontano dalla palla, torna in campo Fanti per l'Eurobasket. Stanic litiga con il pubblico e gli hanno fischiato fallo tecnico, viene insultato da tutto il pubblico, esce proprio lui per lasciare il posto a Fanti. Pronto per la lunetta rovere. Sbaglia, tiro libero, rovere. Possesso per la Stella Azzurra con Meroi ad impostare l'azione. Ndiaye riceve spalle a canestro, palla per rovere. Si prende il tiro dopo aver sfruttato il blocco di Marsili, lo sbaglia, rimbalzo di Birindelli che apre per Fanti. Palla per Romeo, mette palla a terra, va fino in fondo, realizza il canestro e subisce fallo in Ndiaye. Completa la giocata da tre punti, il numero 11, 62-36 il punteggio, continua ad aumentare il divario tra le due squadre. Cianci subisce fallo, Meroi, Cianci, è 64-36 il punteggio, dove erano stati aggiunti gli ultimi due punti per l'Eurobasket. Ora Marsili prova ad attaccare Tomasello che difende bene, non per gli arbitri, che commette fallo. Allora due tiri liberi per Marsili. Realizza il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, recupera il rimbalzo Birindelli che lancia subito Fanti, molto bravo Cianci questa volta a intercettare il passaggio. Poi proprio lui prova ad andare dentro, gran palla per Ndiaye, però è con un piede fuori dal campo. Fa
fatto male Birindelli, che è costretto a uscire dal campo, lo fa zoppicando. Ora torna in campo Deep con il numero 4. Infatti rimette in gioco il pallone per Casale, per Romeo, Tomasello, spreca il palleggio, passaggio anticipato da Rovere, bravissimo Cianci, poi a lanciare Marsili che può andare a schiacciare ancora da solo. Gran giocata difensiva prima di Rovere e poi di Cianci che recupera e lancia il proprio compagno. Casale supera ora la metà campo. Tomasello, Casale, è raddoppiato, riesce in qualche modo a non commettere infrazione di campo, ma la palla la dà Andiaie che va da Rovere, tiro da tre di Rovere al bersaglio. Allora chiama il tema un concorso dell'Eurobasket per spezzare questo momento negativo nella propria squadra. 6 minuti e 18 secondi al termine della partita, 64-42 il punteggio in favore della squadra ospite. Tornano in campo le squadre, si ripartirà con una rimessa in zona difensiva per l'Eurobasket. Alla rimessa in gioco per Casale, che supera ora la metà campo. Tomasello riceve spalle a canestro, palla fuori per Romeo che finta il tiro, finta nuovamente, grande ribaltamento per Casale che è solo, sbaglia il tiro da tre, cattura il rimbalzo Marsili, Cianci, Rovere, Cianci, cruzza il blocco di Marsili, palleggio arresto e tiro di Cianci, ancora a bersaglio, la seconda giocata che fa di questo tipo. Allora riparte la squadra ospite, Rovere commette fallo. Torna in campo Staffieri per l'Eurobasket al posto di Tomasello. Sono problemi del pubblico perché si stanno strattonando i tifosi. Il gioco Casale, Staffieri, Romeo, Ndiaye è molto bravo a recuperare palla, Cianci allora prova ad alzare il ritmo, non subisce fallo, ancora lui in possesso palla, Meroi, Marsili, fuori ancora per Meroi, Cianci, perde palla però Cianci, la recupera Fanti, gran palla battuta a terra per Romeo che va ad appoggiare al tabellone altri due punti per la propria squadra. Meroi, Marsili, e
mette palla a terra, tiro complicato, lo sbaglia, cattura lui però il rimbalzo, sbaglia ancora, alla fine l'ultimo a toccare è proprio Marsili. Allora rimessa per l'Eurobasket, Casale supera ora la metà campo sulla pressione di Meroi, Staffieri, Fanci, bravissimo Cianci da per terra a toccare il pallone, Contesa che premia la squadra ospite, grande intensità del numero 5 della Stella Azzurra, Staffieri a battere la rimessa. 4 minuti e 39 secondi al termine della partita, 66-45 il punteggio. Blocco di Dip, ora Fanti, ribaltellato per Casale, che va da Dip, Cianci, ancora Cianci, altra Contesa, palla Contesa, questa volta la rimessa premia la Stella Azzurra, Cianci il migliore in campo per la sua squadra. Cambio per la Stella Azzurra, esce Marsili, falso, primo ingresso in campo Piacentini, Meroi ora a impostare l'azione offensiva, supera ora la metà campo, arriva il blocco di Indiaye, lo prende Meroi, Piacentini, Cianci, Indiaye mette palla a terra, difende molto bene Dip, non lo fa passare, ancora una volta Indiaye, poi va alla conclusione, subisce fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. Il 66-47 il punteggio, Casale, Staffieri, fallo di Piacentini, Casale, Fanti, Cianci vuole andare fino in fondo, gran canestro del numero 6. Allora riparte la Stella Azzurra con Meroi, Rovere, Cianci, ora il numero 5, palla per Piacentini, Rovere, 7 secondi per tirare, arriva il blocco di Piacentini, lo prende Rovere, va sul fondo, palla sotto per Indiaye, viene però anticipato da Fanti, Romeo in contropiede, subisce fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi. Cambio per la squadra ospite, fa il suo esordio nella partita con il numero 23, Cicchetti, al posto di Dip, poi esce tra gli applausi del palazzetto Cianci per la Stella Azzurra, torna in campo Marsili. Cianci migliore in campo per la sua squadra, realizza il primo tiro libero Romeo, realizza anche il secondo, altro cambio per la Stella Azzurra, torna in campo Peroni al posto di Rovere.
Peroni, gli sfugge il pallone, lo recupera Piacentini, vuole attaccare col palleggio, va fino in fondo, subisce fallo e Andrea Lunetta con due tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo. Fine. C'è un fischio arbitrale che premia la Stella Azzurra. La palla è uscita. L'ultimo a toccare è stato un giocatore della squadra ospite. Allora Peroni a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Piacentini. Meroi prova a passare sul blocco di Marzini, poi palla proprio per Marzini. Peroni, Meroi, 3 secondi per tirare. Meroi si prende un tiro da lontanissimo, lo sbaglia, rimbalzo di Cicchetti, nuovo entrato Romeo, consegnato per Casale. Meroi commette fallo, allora saranno due tiri liberi per Casale. Inizia primo tiro libero Casale. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Mazzini. Meroi. Peroni. Scarico fuori, sbagliato, palla recuperata da Casale. Alfieri. Romeo. Palla a canestro con Piacentini, si gira, gran palla per il numero 6 che sbaglia il tiro per Fanti. Meroi sbaglia il passaggio per Marzini, allora palla recuperata da Cicchetti. Fanti supera ora la metà campo, ultimi 2 minuti. 71-47, il 2-3 per l'Eurobasket, che ora attacca con Romeo che può andare fino in fondo, subisce fallo e Andrea Lunetta con due tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2, il numero 11, allora riparte Meroi per la Stella Azzurra. Marzini, Peroni, ad attaccare Casale, si ferma, lo fa saltare, tiro appoggiando al tabellone e non va a bersaglio, allora riparte l'Eurobasket con Casale. Staffieri, palla per Cecchetti, fuori per Romeo che ha spazio, si prende il tiro da 3, sfortunato, il tiro esce, tocca a Meroi al rimbalzo, allora rimessa in attacco per l'Eurobasket, ma Fanti a batterla. Casale, attacca Meroi, lo supera, va fino in fondo Casale, arriva la stoppata di Marzini. Allora contropiede della Stella Azzurra con Meroi, Peroni, Marzini, tocca palla col piede, Romeo, allora rimessa per la Stella Azzurra, 1 minuto e 7 secondi al termine dell'incontro, 71-47 il punteggio a favore dell'Eurobasket che ora difende. Meroi perde palla sulla pressione di Fanti che poi va ad appoggiare il contropiede, altri 2 punti. Peroni,
Corea numero 4, palla per Marsili, vuole attaccare mettendo a terra il pallone, realizza il canestro, subisce fallo, potenziale gioco da 3 punti. Numero 8. Completa la giocata da 3 punti di Marsili. Sale, ultimi 35 secondi. Romeo subisce fallo, sarà ancora in lunetta, due tiri liberi. Realizza il primo tiro libero. Realizza il secondo. Meroi, Marsili, Peroni, mette palla a terra, poi si ferma. Ancora Peroni, palla per Meroi. E prova a raggiungere Marsili, è bravo Fanti a intercettare il passaggio, ultimi 10 secondi, Cecchetti si prende un tiro da 3, la palla va fuori. Ultimi 8 secondi, vediamo se la Stella Azzurra deciderà di andare comunque al tiro. Meroi, no, finisce qui quindi la partita con Meroi che congela il pallone sulle mani. 75-50 il punteggio finale in favore dell'Eurobasket sulla Stella Azzurra di Terni.